è il terzo ciclo di mostre qui a Palazzo della Racchetta nell'ambito del Ferrara Art Festival. È un festival internazionale, quindi abbiamo delle presenze nazionali di respiro internazionale e internazionali tout court. Il lavoro di Giuseppe Orsenigo è molto complesso perché da una parte c'è questa stratificazione, questa sovrapposizione di riferimenti visivi e anche di significati, ed è un artista che contamina la fotografia, la citazione, i materiali, grande sperimentatore. Poi alla fine abbiamo un impatto visivo e anche sensuale dell'opera, del colore, della materia che ci aiuta a entrare. E poi abbiamo questa serie di opere specchianti, con fatte in acciaio, eccetera. C'è questo gioco in molte delle sue opere del guardarsi, del guardare, dello spiare, buchi dentro cui guardare, e in fondo al buco c'è uno specchio in cui tu vedi te stesso. C'è un'opera che si intitola Psicanalisi, che è questo. Qui presenta questa Torre di Babele, che già da sé vale una mostra. Quello dicevo, un'opera così o la vedete alla Biennale di Venezia o la vedete qua, ecco. Però di fronte a un'opera ubriacante come la Torre di Babele non c'è bisogno di farsi tante domande e di dire che perché. È una cosa che suscita emozione, che suscita meraviglia. Sì,